Oggi incontriamo qui a Marghera tutti i nostri clienti, partner e collaboratori per un evento che ormai è la sua terza edizione, si chiama Arsenalia Roots. Noi ci occupiamo di digitale e di comunicazione, quindi di fatto l'80% del nostro volume complessivo lo eroghiamo su attività di system integration, quindi prevalentemente in ambito digitale, e da ormai 6-7, ormai una decina d'anni quasi, ci occupiamo anche di comunicazione prevalentemente digitale. E oggi infatti festeggiamo anche il compleanno di una delle nostre company che si chiama Vulcano e quindi c'è all'interno di questo contesto che si chiama appunto Arsenalia Roots, c'è anche Vulcano Crossroads che abbiamo così detto, che è questa festa che è partita già oggi pomeriggio, durante la quale abbiamo degli ospiti che ci stanno parlando con un taglio un po' diverso da quello a cui siamo normalmente abituati in ambito digitale, di tutto quello che è l'innovazione portata dall'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo tre ospiti che sono Francesco Bonami, che è un curatore d'arte, abbiamo Arianna Safonov, che è una comica e quindi un'attenta interprete di quelle che sono le cose contemporanee in chiave comica, e abbiamo Falcinelli, che è un designer, che ci ha parlato di qual è stato, di qual è l'avvento del. Di qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo della creatività. Quindi questi tre interventi sono in corso in questo momento e sono, diciamo così, particolarmente apprezzati dal nostro network di appunto clienti, collaboratori e fornitori. È un evento che realizziamo appunto da 3 anni, da quando siamo usciti dalla pandemia. Abbiamo voluto fortemente riportare i clienti all'interno del nostro contesto. Noi normalmente per ragioni dovute appunto al digitale, abitualmente lavoriamo presso i nostri clienti oppure esclusivamente in modo digitale. Questa è un'occasione invece di networking importante, iniziata ieri e che si concluderà questa sera appunto con questi festeggiamenti. Abbiamo qui circa 400 clienti, 400 persone che rappresentano 350 clienti, che per noi sono il nostro fiore all'occhiello, sono il nostro patrimonio, quindi sia clienti che persone. I clienti sono clienti di grandi aziende che lavorano in contesti internazionali. Noi operiamo qui a Marghera, da cui siamo partiti ormai una decina d'anni fa, e abbiamo poi, diciamo, siamo distribuiti in altre location qui in Veneto. Abbiamo una sede a Roma, abbiamo una sede a Milano, operiamo al di fuori del contesto nazionale in Francia, in Svizzera, in UK e in Austria, dove risiede la nostra capogruppo. E qui con noi oggi ci sono, oltre ai clienti, ci sono collegati online la maggior parte dei nostri collaboratori, che quest'anno raggiungeremo grosso modo le 900 persone che lavorano stabilmente all'interno della nostra organizzazione. La Factory per la gestione della supply chain, per la gestione di quella che è l'innovazione del digital finance applicata a quello che è il mondo dei dati, quindi che abitualmente operiamo in qualsiasi contesto quotidiano. E all'interno invece del mondo della comunicazione, grande enfasi abbiamo dato in questi giorni appunto a come può evolvere il tema del branding all'interno dei nostri contesti, a come comunicare i brand sia digitalmente che non, attraverso tutti quelli che sono i tipici digital touch point che un cliente ha a disposizione. Abitualmente lavoriamo in contesti industriali abbastanza diversificati, però molto spesso ci capita di lavorare in ambienti B2C, quindi dove il nostro cliente è qualcuno che ha interesse a lavorare al meglio con la propria clientela distribuita. Quindi ecco che quando parlavamo appunto prima di lavoriamo in ambito digitale, ci occupiamo appunto di digital marketing, di contesti in cui abbiamo la capacità di poter aiutare i nostri clienti a fare al meglio il loro lavoro verso la loro clientela, tipicamente consumer.